mi trovo a Capo Vaticano, in provincia di Vibo Valentia, dalle parti più o meno di Tropea, delle zone meravigliose. Vedete, Madre Natura è stata generosissima con questi territori. Penso che ogni mia ogni mio commento, ogni mia affermazione sia superflua dinanzi alla bellezza del panorama, un panorama incantevole. E da tarantino quale sono, da nemico giurato dell'Ilva, da persona che come tanti altri vuole la chiusura senza se e senza ma dell'Ilva, mi domando: ma perché noi tarantini non prendiamo spunto da queste fantastiche realtà? Quando mi pongono e ci pongono la domanda: come facciamo se chiude l'Ilva? È pronta la risposta. Come fanno gli amici della Calabria? Come fanno gli amici di Vibo Valentia, di Capo Vaticano, di Tropea? Vivono di turismo. E a Tropea e a Capo Vaticano mica c'è l'Ilva. La disgrazia dell'Ilva la dobbiamo avere noi, la dobbiamo sopportare noi con i nostri ammalati e i morti di cancro. Questa è la realtà. Ora è uscita un'altra favola per prendere tempo, la produzione ad idrogeno. Ma perché invece di parlare di queste fantasie, di tentare a tutti i costi questo accanimento per la produzione dell'acciaio, non poniamo una parola fine a Taranto per l'acciaio? Chiusura dell'Ilva, senza se e senza ma, senza misericordia, come fanno questi territori. Lo ripeto, a Vibo Valentia, a Capo Vaticano, a Tropea, non c'è l'Ilva e gli abitanti vivono mille volte meglio di noi, con le risorse che ha dato Madre Natura, con il mare, col turismo, con l'agricoltura, con la capacità di fare impresa, non con l'essere schiavi dell'acciaio. Senatore Turco, altra favola, sottosegretario, l'idrogeno, nessun idrogeno. Prendiamo esempio da loro. Questo è il futuro, anzi, questo deve essere il presente di Taranto, un presente che partirà con un progetto nel 2022.